questa edizione del D-News. Prima notte di Khalid Chaouki al centro di prima accoglienza di Lampedusa, dove il giovane deputato del PD si è barricato domenica al termine della sua visita, annunciando di non avere intenzione di lasciare la struttura fino a quando non verranno trasferiti i superstiti del naufragio del 3 ottobre. Intanto al CPA è stato nominato il nuovo amministratore. Tempi d'attesa troppo lunghi al CARA di Mineo, intervenga la prefettura, e la denuncia del parlamentare Giovanni Burtone presentata con le colleghe Raia e Albanella. Silvio Berlusconi è intervenuto ieri a Catania in collegamento telefonico nel corso di una manifestazione politica. Un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle sarebbe una rovina per gli italiani, ha detto. Già tutto pronto alla comunità di Sant'Egidio a Catania, dove il 25 dicembre sarà allestito il pranzo di Natale per i meno abbienti nella chiesa di Santa Chiara in via Garibaldi. Presentato stamane al Teatro Massimo Bellini di Catania il docufilm I ragazzi di Pippo Fava, che andrà in onda il 5 gennaio su Rai 3. Ingredienti freschi, semplici e genuini, che lavorati da mani esperte regalano preparazioni ricche di gusto. La genuinità delle materie prime miscelate secondo le antiche regole della lavorazione artigianale. Caffè Mouet, assaporare un sogno, questo è ciò che intendiamo per pasticceria. Caffè Mouet è anche servizio catering. Per ordinazioni rivolgersi al 342 6670 807. Caffè Mouet, via Re Martino 92, Catania. CNA e le imprese, Catania che sostiene Catania. Catania deve ritornare a essere una provincia che progetta il futuro, che investe, che lavora e che produce. Per questo bisogna difendere e diffondere l'impresa ad ogni costo. Decine di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori chiedono accesso al credito, tassi di interesse più bassi, puntualità dei pagamenti, meno tasse e una lotta contro l'abusivismo e per la legalità. Vogliono continuare a innovare, a investire sui giovani, ad andare in altri mercati e a crescere. Perché occorre combattere la crisi e battersi per una provincia migliore, non solo per sé, ma per quelli che verranno. Perché i loro sogni sono la nostra responsabilità. Per avere una rappresentanza più forte, servizi qualificati, assistenza e consulenza su credito e incentivi alle imprese, associati a CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8, email info@cnacatania.it, telefono 095 74 65 294. Prima notte di Khalid Chaouki al centro di prima accoglienza di Lampedusa, dove il giovane deputato del PD si è barricato domenica al termine della sua visita, annunciando di non avere intenzione di lasciare la struttura di Contrada Imbriacola fino a quando non verranno trasferiti i superstiti del naufragio del 3 ottobre, in cui morirono 366 profughi, ma anche Khalid, il ragazzo siriano autore del video del TG2, in cui si vedono i profughi che vengono disinfettati nudi nel cortile del centro. Una scelta che non ha mancato di destare molto scalpore, ma che il parlamentare di origini marocchine è deciso di portare fino in fondo. Ma come ha trascorso la sua prima notte al centro il deputato del PD? Siamo andati a letto non prima dell'una, racconta Chaouki all'ADN Cronos, perché qui vanno a letto molto tardi. In piena notte sono stato svegliato dalle urla di una ragazza che correva nel cortile avanti e indietro gridando con tutte le sue forze. È stata una scena straziante. Poi il medico di turno l'ha calmata e la giovane profuga è tornata a letto stremata. Mi hanno raccontato che scene come queste si ripetono spesso qui, perché queste persone sono devastate da un punto di vista psicologico e poi sono anche molto stanche di vivere recluse qui in questo centro, come se fossero dei detenuti senza aver mai commesso alcun reato. Queste lunghe permanenze creano tanta frustrazione, dovrebbero restare qui non oltre le 96 ore, invece c'è gente che sta qui da 3 mesi anche più e spesso, anzi sempre, la struttura è sovraffollata. Quanta disperazione ho visto sui volti dei migranti, c'è una grande tensione, ogni pretesto è buono per andare in escandalizzazione.
incandescenza, prosegue ancora Ciaochi. È una situazione davvero assurda a cui va posto rimedio. Da domenica mattina, quando il deputato del PD è entrato nel centro di Lampedusa, ha ascoltato le storie di tanti profughi, ospiti della struttura. Hanno storie terribili, racconta. Ho parlato a lungo anche con Khalid, l'autore del video andato in onda e che ci ha sconvolto tutti. È un ragazzo siriano di 27 anni, un avvocato anche molto preparato. Spesso qui lo usano come mediatore per calmare le acque quando ci sono diverbi. È un ragazzo proprio in gamba. Khalid da alcuni giorni fa lo sciopero della fame perché chiede di lasciare il centro d'accoglienza e io resterò qui, dice il deputato suo omonimo, fino a quando non verrà trasferito. Il nuovo amministratore unico della società Nuova Lampedusa Accoglienza è il giurista Roberto Di Maria, nominato dopo il clamore e le proteste causate dal video shock ripreso all'interno al centro d'accoglienza nell'isola. Di Maria sostituisce l'intero consiglio di amministrazione di Lampedusa Accoglienza, la vecchia società azzerata per iniziativa di LegaCop Sicilia. La mia nomina, ha detto Di Maria, avvocato e docente di diritto costituzionale, è sicuramente un segnale di discontinuità rispetto al passato, ma non si è fatta pensando di censurare l'attività di professionisti e tecnici del centro di Lampedusa, quanto piuttosto alla luce di un'esigenza concreta di ristrutturare la gestione di questo centro, in linea con i principi delle cooperative. Il nuovo amministratore ha tenuto una conferenza questa mattina nella sede di LegaCop Sicilia a Palermo con il presidente regionale di LegaCop Elio Sanfilippo e il responsabile siciliano di LegaCop Sociali Angela Maria Peruca. Per Di Maria, che a breve farà ispezioni nel centro dell'isola, il contesto di Lampedusa è sicuramente emergenziale e ha assunto caratteristiche straordinarie. Per questo la sua sarà una gestione straordinaria, non soltanto sotto il profilo giuridico inerente alla revisione del profilo societario e che dovrà ispirarsi ai principi di solidarietà e rispetto contenuti nel codice etico dello statuto della Lega delle Cooperative, ma anche sotto il profilo operativo ci sarà una fase 2 in cui dovremmo cominciare a selezionare il personale a cui affidare le competenze. Onorevole Burtone, nei giorni scorsi abbiamo assistito all'ennesimo movimento nel centro CARA di Mineo degli immigrati che si sono ribellati, facendo anche molto preoccupare gli abitanti del luogo. Ora lei, come deputato del Partito Democratico, insieme alle sue colleghe Raia e Albanella, avete presentato una proposta che intervenga subito la prefettura, insomma, per cercare di gestire il CARA e soprattutto accorciare i tempi troppo lunghi di permanenza degli immigrati. Sì, quando si ha una cultura dell'accoglienza non basta ospitare, bisogna creare le condizioni migliori e quindi avere servizi. Io penso il CARA di Mineo, al di là del sovraffollamento, che è un problema vero, però offre una vera e propria ospitalità. Nel contempo però questi soggetti richiedono giustamente di avere espletati i propri diritti, avere la possibilità di andare avanti nelle procedure burocratiche con una certa celerità. Invece ci sono fortissimi ritardi che sono problema vero del malumore, della protesta da parte degli immigrati, e quindi noi abbiamo chiesto alla prefettura di accelerare, di mettere in campo maggiori forze per poter rispondere a queste esigenze. Nel contempo però c'è un problema di ordine pubblico, noi dobbiamo accogliere, ospitare, ma anche bisogna avere chiaro anche da parte degli ospitati che bisogna tener conto di coloro i quali in quel territorio operano. Lì ci sono tanti produttori agricoli che in questo momento hanno bisogno di andare nei propri campi, e la strada Catania-Gela è molto frequentata da coloro i quali operano nel settore industriale, hanno rapporti di tipo commerciale, quindi deve essere evitato questo ricorrere frequentemente ai blocchi stradali. Noi li abbiamo contestati per i forconi, li contestiamo anche per gli immigrati. Bisogna avere rispetto di tutti. La libertà va salvaguardata anche tenendo conto delle esigenze degli altri, e quindi bene
richiedere alla prefettura di fare presto, di mettere in campo più forze per rispondere alle esigenze di questi soggetti immigrati che hanno giustamente sottolineato che non possono stare là ad oziare. Nel contempo però anche loro abbiano rispetto di tanti operatori agricoli commerciali che in quel territorio hanno bisogno di utilizzare la strada e quindi evitino i blocchi stradali. Se non riusciremo ad avere la maggioranza per dare un governo al Paese, finirà che dovremo ricorrere ancora alle larghe intese. Ma il PD lo vorremmo ancora al nostro fianco dopo quello che è successo, lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente ieri ad un incontro a Catania dei giovani amministratori locali di centrodestra, durante il quale ha escluso categoricamente ogni alleanza futura con il Partito Democratico. Berlusconi, escludendo l'accordo con il PD, ha dunque prospettato la possibilità di un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Se il PD trovasse un accordo con il Movimento 5 Stelle sarebbe la nostra rovina e la rovina dell'Italia, ha detto il Cavaliere. Per questo pericolo e questa minaccia, ha concluso, abbiamo il dovere di impegnarci come non abbiamo mai fatto e per questo dobbiamo conquistare a tutti i costi la maggioranza assoluta nel Paese, ha concluso. Un intervento importante dunque quello di Berlusconi, che ha parlato ieri al telefono proprio a Catania. E sulle parole del Cavaliere abbiamo sentito in collegamento da Roma il senatore Enzo Gibino. Sono due corpi che possiamo considerare assolutamente estranei. Presumo che il Presidente si riferisse al fatto che il PD di fatto ha una egemonia su questa legge di stabilità che sta distruggendo l'Italia, ma contemporaneamente il Movimento 5 Stelle, al di là di abbandonare l'aula e di fare una protesta sterile, non riesce a fare. E quindi ci vuole una opposizione costruttiva per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del Paese. In questo senso il Presidente dice provocatoriamente che gli italiani devono imparare a votare, cioè consegnare il voto a un partito, dargli la maggioranza e la possibilità di governare l'Italia. Senta senatore, Berlusconi ha anche annunciato che a gennaio verrà a Catania a passeggiare qua tra le nostre strade. È un annuncio reale? Sarà così? Lui l'ha detto al telefono e di solito quando lui dice le cose le fa. Il Consiglio Comunale di Catania, presieduto da Francesca Raciti, ha approvato con 26 voti favorevoli e 6 astenuti su 32 presenti in aula il bilancio di previsione del Comune. L'assessore al bilancio, Giuseppe Girlando, che dopo la sua replica agli interventi aveva fatto proprio l'unico emendamento presentato riguardante 100.000 euro aggiuntivi da destinare agli istituti socioassistenziali e firmato da esponenti di maggioranza e opposizione, ha anche chiesto l'immediata esecuzione della delibera approvata dall'aula con gli stessi voti. Il bilancio era stato incardinato nella seduta di sabato scorso, quando Girlando aveva illustrato i contenuti del documento contabile per il 2013, definito una sorta di consuntivo perché non consente margini di manovra. Anche nel corso del dibattito era stata riconosciuta l'estrema difficoltà di agire sul documento. Erano poi stati presentati 7 ordini del giorno di indirizzo politico, sia della maggioranza sia dell'opposizione, tutti votati e approvati prima del documento contabile. Alla seduta era presente il sindaco Enzo Bianco, il quale ha ringraziato l'assemblea cittadina per il lavoro finora svolto. Ha promesso che il prossimo bilancio preventivo sarà approntato in maniera da essere approvato entro il 31 marzo e ha augurato un buon Natale ai consiglieri. Il bilancio, ha concluso l'assessore Girlando, è il momento più importante del collegamento tra azione dell'amministrazione e attività del Consiglio Comunale e il dibattito in aula ha dimostrato una forte responsabilità e serietà da parte di tutti i consiglieri. Sono certo che il medesimo impegno ci sarà nel lavoro che faremo a breve sul bilancio preventivo 2014, il primo vero della nuova amministrazione, e questo aiuterà a dare forza e vigore all'attività del Comune. L'assessore al welfare del Comune di Catania, Fiorentino Troiano, rispondendo alle critiche dell'opposizione al progetto di assistenza all'infanzia dell'amministrazione, ha detto: sono ingiustificabili. Grazie a questo strumento in gennaio gli asili nido comunali riapriranno servendo 740 bambini contro i 520 di prima. Per altri 124 bimbi si utilizzeranno strutture che si sottopongono ai nostri controlli e si pagheranno rette assai equilibrate in base ai paletti previsti dalle leggi attuali e che potranno essere ulteriormente ridotte grazie
grazie ai PAC. Qualcuno, ha detto Troiano, ha parlato di bugie tentando di far passare per falso il taglio degli asili nido da parte della passata amministrazione, ma dal piano di rientro approntato dalla giunta Stancanelli emerge chiaramente quale sia stata la politica sull'assistenza all'infanzia. Proprio nel piano si prevede la trasformazione del servizio a contributo sociale dal 1 luglio 2013. Questa trasformazione, aggiunge Troiano, era la chiusura degli asili nido comunale e il passaggio al contributo sociale, il passaggio al sistema dei ticket. La volontà è chiaramente definita anche in un altro passo, in cui si afferma che al venir meno dei servizi si procederà con la concessione di ticket spendibili verso istituzioni private. Lo stesso piano di rientro prevede poi che, una volta chiusi gli asili nido comunali, il personale sarà riconvertito per permetterne il riutilizzo in altri uffici dell'ente. È infine assolutamente falso, ha concluso Troiano, che il nostro progetto di assistenza all'infanzia da 0 a 3 anni, fatto di asili nido pubblici e altre strutture innovative aperte solo la mattina, sia in contrasto con la normativa regionale approvata nel maggio del 2013. Quest'ultima, anzi, si caratterizza proprio per la diversificazione di interventi e strutture. Già tutto pronto alla comunità di Sant'Egidio per il pranzo di Natale tradizionale che ormai allestite da anni qui alla chiesa di Santa Chiara di via Garibaldi. Avete voluto intitolare questa giornata del 25 dicembre la gioia del Natale in tempo di crisi. È perché crediamo in questo, è un tempo di crisi ed è proprio, sono i numeri spesso sterili dell'Istat che definiscono bene questo, un aumento dei poveri in maniera significativa. Noi lo riscontriamo tra le strade della nostra città, in particolar modo tra chi vive in strada, oppure incontrando i tanti stranieri sbarcati in Sicilia che magari transitano da Mineo, li ritroviamo spesso la sera in strada, e ancora la solitudine di tanti anziani che continuano a vivere in istituto o che rimangono soli nelle proprie case. Ecco, accanto a questo però va detto un'altra cosa, aumentano i volontari. Sempre l'Istat segnala come con Papa Francesco sono cresciuti i numeri delle persone che vogliono fare qualcosa per chi non ha. Noi questo l'abbiamo riscontrato, infatti siamo riusciti a incontrare più poveri in quest'ultimo anno, e allora questa 17ª edizione del pranzo di Natale a Catania vede allungare in maniera significativa la nostra tavola con più amici da incontrare, con i quali vivere il Natale. Come dice lei, sono aumentati i volontari, tanto che anche il 25 possono venire qui a dare una mano, e che preferiscono condividere una giornata invece che in famiglia qui, dove la famiglia è molto più allargata. E questa è una cosa anche molto bella, perché ci aiuta a riscoprire il senso del Natale in un tempo in cui anche il consumismo sembra essere andato in crisi, perché ci sono meno soldi da spendere. E ogni anno ci colpiscono i volti dei volontari o anche i nostri stessi, che vengono trasfigurati da questo rapporto privilegiato che il Natale regala a tanti. Ecco, il Natale libera tante energie, secondo me è il volto più bello di questa città, che sa riunirsi intorno ai poveri. È stato presentato questa mattina nel foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania il docufilm intitolato I ragazzi di Pippo Fava, ideato e scritto da Gualtiero Pierce e Antonio Roccuzzo, prodotto da Cyrano New Media con Rai Fiction per la regia di Franza Di Rosa, tratto dalle pagine di Mentre l'orchestrina suonava gelosia, un libro scritto da Antonio Roccuzzo, che fu proprio uno dei ragazzi di Pippo Fava. Il docufilm andrà in onda su Rai 3 il 5 gennaio prossimo, esattamente 30 anni dopo l'omicidio di Giuseppe Fava. Nel corso della presentazione si è svolto un dibattito intitolato Imprese e legalità, che ha coinvolto alcuni imprenditori. È la storia di un maestro, è la storia dell'incontro tra un grande giornalista, un grande intellettuale e un gruppo di ragazzi giovanissimi che lui aveva voluto intorno a sé, e noi abbiamo provato quindi a raccontare la vicenda con finale tragico della storia di Pippo Fava, guardandola dal punto di vista dei ragazzi, quindi guardandola dal punto di vista di questa straordinaria emozione che può capitare a 20 anni, quando la vita ti dà l'opportunità di incontrare un maestro, di incontrare qualcuno che ti insegna un lavoro, ma probabilmente ti insegna anche a essere se stessi, a trovare una strada nel segno della dignità, del rigore, dell'impegno, della passione. E per fare questo abbiamo provato a fare un film un po' particolare, che mette insieme più ingredienti, perché Fava non lo interpreta nessuno, è soltanto nel materiale di repertorio che abbiamo trovato, tra l'altro ci sono anche dei documenti praticamente inediti, e nella fiction, nel film, ci sono soltanto i ragazzi.
E poi tutto questo, a tutto questo abbiamo aggiunto una dose di verità e di emozione con la testimonianza diretta di Antonio Roccuzzo, che fu uno dei ragazzi di Pippo Fava, fu uno dei giovanissimi giornalisti che lavorarono con lui, e di Claudio Fava, che oltre a essere il figlio di Pippo era un altro ragazzo che lavorò in quegli anni. E quindi queste due testimonianze, diciamo che riportano ancora di più saldamente dentro la verità, dentro il terreno concreto delle cose che sono realmente accadute, il racconto che abbiamo cercato di fare di questa particolare, straordinaria emozione di questi ventenni, di un attimo fuggente catanese negli anni Ottanta. E lo avete fatto anche a mo' di Fava, perché lui ha scritto più volte per il teatro. Sì, in qualche modo anche in questo c'è un omaggio a lui, perché non è un caso probabilmente che la sua voglia, la sua straordinaria curiosità di raccontare il mondo non passava soltanto per il giornalismo ma anche per il palcoscenico, quindi un palcoscenico che non era solo il luogo della finzione ma era un luogo speciale dove poter raccontare il mondo e raccontare la verità. Un concerto del musicista bosniaco Goran Bregovic e la San Silvestro a Mare per accompagnare alle porte il vecchio anno e accogliere il nuovo. Sono le due iniziative del 31 dicembre presentate questa mattina dall'assessore ai saperi e alla bellezza condiviso Orazio Licandro a Palazzo degli Elefanti. Si comincia quindi la mattina del martedì 31 dicembre con la San Silvestro a Mare, la ormai tradizionale gara di nuoto nel porticciolo di Ognina, nata da un'idea di Lalno Pennisi, storico pallanuotista e allenatore catanese, fino allo scorso anno coordinato dal compianto Francesco Scuderi. Quest'anno la San Silvestro a Mare, giunta alla 54esima edizione, sarà coordinata da Tony Juppa con la collaborazione del Circolo Canottieri Ionica. Ma il Capodanno a Catania sarà soprattutto nel segno della piazza e della musica, con un ospite d'eccezione, Goran Bregovic, il musicista bosniaco che nella sua musica mescola folk balcanico ed elettronica, ritmi sfrenati e temi sacri. Piazza Duomo, dove si esibirà Bregovic, sarà la piazza di tutti, ha detto Licandro, con un concerto di fine anno che è per la sua importanza il segnale di un cambio di passo dell'amministrazione. Con Bregovic vengono soddisfatte tutte le aspettative, con la sua musica popolare e insieme raffinata, infatti riesce a coinvolgere profondamente. Bregovic sarà in scena a partire dalle ore 23 accompagnato da un'orchestra di 12 elementi e da due cantanti bulgare.